Martedì prossimo Prato sarà il centro toscano della lotta alle mafie e all'illegalità. La città per la prima volta ospiterà la manifestazione regionale della 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che a livello nazionale in contemporanea vedrà protagonista l'Ocri con Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. I partecipanti, che hanno confermato la loro presenza, hanno già superato quota 3.000 e la macchina organizzativa per rendere speciale questa giornata lavora a pieno ritmo. Uno dei punti più critici è la gestione della viabilità, che ruoterà attorno al percorso della marcia. La partenza è prevista alle 9.30 da Piazza del Mercato Nuovo. Seguirà Viale Galilei, Via Proce, Piazza Ciardi, Porta al Serraio, Via Cavallotti, Via Magnolfi, Piazza Duomo, Via Garibaldi, Via Verdi, Via Cairoli, Via Mazzini, Piazza San Marco, Viale Piave e Piazza Santa Maria delle Carceri, dove alle 11 è prevista la fine del corteo. La circolazione sarà interrotta al passaggio dei manifestanti. Solo gli studenti pratesi sono già circa un migliaio, per essere precisi 900 e rotti. Noi siamo però soddisfatti perché Prato sarà al centro di una manifestazione importante. Alle 11 in contemporanea in 4.000 piazze in tutta Italia, 90 persone tra studenti e rappresentanti delle istituzioni e della società civile leggeranno 10 nomi ciascuno delle vittime di mafia. Tra loro ci sono anche quelli dei 7 operai cinesi morti nell'incendio della confezione Teresa Moda di Via Toscana il 1 dicembre 2013. Da tempo chiediamo all'amministrazione regionale di darci dei fondi per realizzare quello che secondo noi è uno studio molto importante, lo studio del rapporto fra comunità straniere e mafie locali, per capire che tipo di dinamiche ci possano essere, anche perché ricordatevi, non si instaura una mafia straniera in un territorio qui in Italia senza il concorso, senza la sinergia, senza la progettazione operata dalle mafie locali. Oltre alla marcia sono in programma 7 seminari alle 14.30 sui temi legati all'informazione alle lotte contro i diversi tipi di mafia e alla presenza di personaggi di spicco come i procuratori Creazzo e Nicolosi.